Luca Gibellini, sei consigliere del Comune di Milano, sei uno dei principali firmatari della famosa delibera sulle arti di strada che compie un anno. Allora, ricordaci brevemente quali sono stati i bisogni che ti hanno mosso per questa delibera e in che cosa consiste esattamente. È semplicissimo, l'esperienza di vita. Quando la giunta Pisapia è arrivata a vincere a Milano, insomma, ad amministrare la città, una cosa che immediatamente era evidente a tutti è che Milano, a differenza delle altre città europee, era una città un po' scarsa e un po' debole rispetto all'arte di strada, che per me è il primo passo, è il primo passaggio sostanziale della cultura diffusa, della cultura disponibile a tutti, ma anche per gli artisti è il primo luogo in cui ci si sperimenta con un pubblico. Dei club, dei locali sia, o delle mostre, la strada deve essere come storicamente è sempre stato. E allora, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di capire perché a Milano ci fossero così meno esibizioni rispetto al resto d'Europa. Ed era evidente che c'era un regolamento inadeguato, anzi, un regolamento firmato dalla scorsa amministrazione, anzi, a pugno. Riccardo Decorato, che diceva banalmente che il concetto era l'arte di strada è un fastidio, cerchiamo di limitarla, è un male necessario, ci sono pochi posti, ci sono 13-15 posti nel centro di Milano, in totale 20 posti disponibili, gli artisti dovevano essere uno alla volta e non più che uno alla volta, insomma il principio era limitativo, perché l'arte di strada era interpretata come un fastidio o peggio ancora era interpretata come l'accattonaggio, niente di più lontano dalla nostra Invece realtà. adesso? Abbiamo provato a sperimentarci su un piano totalmente innovativo e nuovo, con tutte le difficoltà che tutte le innovazioni si portano con sé. Abbiamo deciso che mappavamo in tutta la città oltre 250 posti disponibili, quindi siamo passati dai 20 ai 250 posti, ma non solo. Abbiamo introdotto alcuni principi. Innanzitutto il fatto che da quel momento l'autorizzazione per poter suonare, per poter esibirsi, per poter fare arte nella strada non era più un'autorizzazione, ma l'autorizzazione era preventiva e quindi bastava prenotarsi su uno dei posti disponibili, che è copernicana come rivoluzione rispetto al principio di relazione con l'arte di strada. Quindi non più ti do il permesso di andare, ma questi posti sono a disposizione degli artisti della città, venite prenotate. Per fare questo abbiamo deciso, primi, credo nel mondo, non credo che ci siano altre esperienze nel mondo, di costruire una piattaforma online di prenotazione. Noi a Milano abbiamo da un anno una piattaforma di prenotazione online che si chiama Strada Aperta, che permette a qualsiasi artista di registrarsi, vedere quali sono le posizioni disponibili da lì a 2 mesi e prenotarsi e poter andare a esibirsi direttamente. E non solo, ma anche ai cittadini hanno la possibilità di andare su questa piattaforma e vedere se c'è qualche esibizione interessante, portare la propria famiglia e andare a vedere cosa succede. E ora che questa delibera compie un anno, che bilancio si può trarre? Ovviamente il bilancio è straordinariamente positivo. Ovviamente, come tutte le innovazioni, come tutte le cose nuove, hanno delle difficoltà, degli impatti. Diciamo che per me i numeri parlano però chiarissimamente. Noi avevamo in totale, prima dell'introduzione di questa innovazione, di questo regolamento, avevamo in totale una sessantina di artisti che durante l'anno si esibivano a Milano, tra i 60 e gli 80, dipende dagli anni. In questo primo anno, i numeri dicono di 749 artisti che si sono iscritti alla piattaforma, quindi abbiamo moltiplicato per 10 il numero di artisti, vuol dire che abbiamo moltiplicato per 10 le persone che si sono sperimentate sulla strada. Abbiamo avuto un totale, prima non avevamo le statistiche del numero delle attività Non svolte. avevate? Non esisteva, non esisteva. Oggi, grazie alla piattaforma, possiamo dire che solo nei mesi estivi, quindi fino da aprile a novembre del 2013, abbiamo avuto 12.940 esibizioni nelle strade di Milano. Quindi 12.940 volte in cui qualcuno si è esibito in una strada di tutta la città di Milano e i cittadini milanesi hanno potuto gustarsi gratuitamente o con una monetina a cappello l'arte. In più abbiamo moltiplicato anche una delle attraverso il regolamento, uno dei fenomeni che erano più interessanti a Milano nel passato. Ve li ricordate? No? Forse non ce li ricordiamo generazionalmente, però nelle storie milanesi c'erano i pittori, no? I pittori milanesi, i paesaggisti, i ritrattisti, che erano un fenomeno
del retroterra, che purtroppo negli anni erano un po' spariti. Noi ad aprile del 2013 ne avevamo solo 12 a Milano, oggi possiamo dire di aver anche lì moltiplicato per una bella cifra, oggi ne abbiamo 85 che hanno prenotato, che sono nelle piazze a fare paesaggio, a fare quadri, a fare mestieri di strada, che è la seconda gamba di questo regolamento, quindi mestieri ed espressioni. Ovviamente in tutto questo il bilancio è strapositivo, ci sono state anche delle singole esibizioni, degli aneddoti di esibizioni che stanno facendo il giro d'Europa e spontaneamente, tipo per esempio noi abbiamo avuto più o meno una volta al mese per tutta la stagione estiva, e adesso ha già ricominciato in questi giorni, un pianista che ha portato un pianoforte in Piazza del Duomo prenotando l'arte di strada. Pianista in mezzo a Piazza del Duomo come artista di strada è un fenomeno, vi garantisco che quando vedere intorno a un pianista che suona musica classica 120 persone in centro a Milano dà il segno di una città diversa. Ma io per la verità a Milano ci sono venuto solo grazie a Strada Aperta, prima mi ero informato ma era molto complesso venire a suonare a Milano. Trovo che sia una piattaforma molto pratica ed efficace oltre che efficiente, non solo io, l'ho anche proposta in altre città d'Italia, perché ci sono difficoltà notevoli in altre città in Italia per chiedere un permesso per suonare, vuoi per suolo pubblico, vuoi per altri motivi, per amministrazione, perché le attività culturali non lo contemplano, oppure ogni paese ha le sue gabole, no? Con questo sistema è tutto più semplice, onestamente. Grazie mille. Grazie a te. È stato gentilissimo. Ok, grazie.